ragazzi, io sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuti in voi che non ancora vi siete iscritti, coloro che sono iscritti rimangono con me. Mi raccomando comunque di seguire il canale perché usciranno sempre comunque nuovi video, cliccando sulla campanella di sotto del canale potrete rimanere aggiornati su tutti i video che produrrò da oggi in futuro, ma anche in passato, perché ho pubblicato più di 200 video, sì, ho più di 200 video sul canale, dedicati alla fotografia. Complimenti a me. Comunque oggi parliamo di una persona molto 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 importante nell'ambito dell'acquariofilia, a cui sono stati riconosciuti anche dei meriti a livello internazionale per aver apportato dei cambiamenti molto ma molto ma molto importanti a quello che è il nostro hobby, alias passione. Adesso, di chi possiamo parlare? Ne abbiamo parlato in Oliver Knott, ne abbiamo parlato in Heiko Blee, adesso ne parliamo in modo più ampio, ovvero facciamo riferimento al personaggio che tutti noi aspettavamo, ovvero Takashi Amano. Sarebbe, diciamo così, la stella polare nel contesto dell'acquariologia, cioè quello più conosciuto alla fine, perché appena entri nell'acquariologia subito vieni a conoscenza del nome di Takashi Amano. Ma perché questa cosa? Perché vieni subito a conoscenza di questo grande, grande, grande uomo che ci ha lasciato qualche anno fa, pace all'anima sua? Takashi Amano è uno dei più grandi aquascaper del contesto mondiale. A lui si devono numerose scoperte, vabbè, non numerose scoperte, qualcuna, cioè non possiamo paragonarlo a Heiko Blee che ha scoperto 4.000 specie di pesci, ok? Lui è proprio tutta un'altra cosa, lui è colui che ha portato significative modificazioni. Non per le scoperte, che ne ha fatte poche rispetto agli altri, ma per il suo modo di approcciarsi all'acquariologia. Noi sappiamo che in Germania era in voga, prima che Takashi Amano diciamo si approcciasse a questo tipo nuovo di acquariologia, era di moda l'acquario olandese, cioè la raffigurazione naturalistica dell'acquario. Successivamente Takashi Amano decise di introdurre un nuovo concetto nel contesto dell'acquariofilia, ovvero l'acquario zen, ovvero la riproduzione di quelli che sono paesaggi all'interno di un contesto subacqueo, diciamo così, all'interno di una vasca. Cosa che molti non sanno è che Takashi Amano fu uno dei più grandi artisti nel contesto giapponese, cioè nel contesto asiatico. Fu molto importante quello che fu proprio il tipo di pensiero dell'autore in questo contesto. È riconosciuta a quest'ultimo l'introduzione della caridina Yamato, la japonica, la multidentata, che sarebbe lo stesso tipo di caridina, in quanto alghivora, è molto presente nei plantacquari. Ciò che Takashi Amano rappresenta nelle sue vasche è un paesaggio naturale, ovvero può essere una montagna, può essere una foresta, può essere il Grand Canyon. Lui rappresenta attraverso muschi, attraverso cladofore, attraverso vari tipi di piante, quello che è il contesto, usufruendo del Dragonstone, usufruendo comunque di vari tipi di radici di alberi che hanno lì comunque in Asia, molto a disposizione, che noi comunque non abbiamo, dobbiamo pagare un bordello per averle, postilla che ci ho messo io, mannaggia la miseria, che comunque sono tanti soldi che se ne vanno. E Dragonstone è del filo da pesca trasparente che utilizza per attaccare le piante, diciamo, sui tronchi e su altro. Takashi Amano è stato un innovatore in questo contesto, ma e ha comunque tirato su una gran bella attività, poiché l'ADA è attribuibile a lui. L'ADA è un'azienda che si è sviluppata mediante il lavoro di Takashi, quindi dobbiamo a lui anche tutto ciò.
Allora, adesso tiriamo le somme, no? Parliamo un po' di questi tre autori che abbiamo trattato in tre video: Takashi Amano, Oliver Knott e Heiko Blair, tedesco, inglese e giapponese, credo, diciamo asiatico. E era anche un ciclista Takashi Amano, lo sapete? Sì, andavo girando con la sua biciclettina per vedere come erano fatti quelli che erano comunque diciamo i tramonti, queste cose qui, i paesaggi, e li imprimeva su tela attraverso la sua piccola biciclettina che si portava dietro. Fu anche uno sportivo Takashi Amano, artista, sportivo ed acquariologo. Che si vuole di me, cioè, che c'è di meglio, che c'è. Comunque, tra Blair, Oliver Knott e Takashi Amano, il mio preferito è Heiko Blair. Heiko Blair è per me, diciamo, il surplus, è qualcosa di stupefacente per quello che è riuscito a fare. Quindi, se dovessi definire una scaletta personale mia, Heiko Blair, Takashi Amano, Oliver Knott. Voi per dite, perché Oliver Knott alla fine? Perché Oliver Knott non ha portato tutti questi queste innovazioni nel nostro contesto, non ha portato nulla di nuovo. Heiko Blair, scoperte. Takashi Amano, un nuovo stile di pensiero, nonché di composizione. Oliver Knott, aquascaper. Cioè, vogliamo mettere tra le tre personalità Heiko Blair. Balza in cima. Allora, avendo parlato di queste cose, allora, se vogliamo ne parliamo in gruppo del vostro preferito, visto che abbiamo trattato tre video, abbiamo dedicato tre video alla cosa, possiamo anche discutere nei commenti e mi dite quale dei vostri, quale dei tre, vi è piaciuto di più. Magari vi andate a rivedere tutti e due i video precedenti e mi dite anche la vostra, il perché, secondo voi, perché uno, diciamo, ha portato diverse migliorie rispetto all'altro e questa cosa vi è piaciuto. Voi stessi dite di appartenere al pensiero di Heiko Blair, del pensiero di Takashi Amano, al pensiero di Oliver Knott. Io personalmente ho un pensiero tutto mio, quindi non penso di appartenere a nessuna delle tre categorie di pensiero, né di allestimento né di altro. Io sono un po', diciamo, una persona che quando allestisce una vasca l'allestisce in un modo tutto suo e che poi, cioè, non ispirandosi al paesaggio o altro, e che poi lascia fare la natura seguendo comunque il corso delle cose senza opporsi. Poiché opporsi a un acquario, essendo un ecosistema che ha tutto un suo ragionamento, tutto un suo, comunque un suo da farsi, è per me errato, poiché un ecosistema è pur sempre ecosistema e la natura non va in alcun modo controllata, poiché nel momento in cui cerchiamo di controllare la natura, essa ci sfugge di mano e ci distrugge o ci fa piangere, ma tanto. Comunque, ragazzi, ci vediamo sul gruppo Facebook, se volete, Escobar Fan Group, Escobar Aquarico Fan Group. Poi possiamo vederci anche su Escobar Aku, se volete seguirmi su Instagram, e ho anche l'email escobaraquarico@gmail.com. Spero che questo video vi sia piaciuto. Quando troverò altri personaggi, magari me ne segnalate voi, facciamo altre ricerche sopra e cerchiamo di imparare qualche altra cosa. Ciao, ragazzi, buon estate.